La chiesa di Santa Maria Maggiore è legata alla prima presenza della Compagnia di Gesù a Trieste. I padri gesuiti giunsero nella città nel 1619 e si inserirono nella vita della chiesa locale in un momento religiosamente molto delicato per l'influenza in questa terra della Riforma protestante. La chiesa di Santa Maria Maggiore è detta popolarmente dei Gesuiti per ricordare la sua origine. È un esemplare unico di stile barocco tra le chiese locali, sia per la ricchezza d'arte che per storia cittadina, ed è uno degli edifici sacri più importanti di Trieste. La chiesa di Santa Maria Maggiore è da tempo per devozione popolare un importante simbolo della fede dei triesti. La ricorrenza della Madonna della Salute del 21 novembre è collegata alla grave epidemia di colera del 1849 che colpì Trieste e il Veneto. Dalla via del Teatro Romano bisogna salire per una scalinata impegnativa prima di giungere ai piedi della chiesa. Mentre si percorrono le scale, inizia il declivio del Colle di San Giusto. La monumentale e maestosa facciata appartiene al più scenografico stile barocco. Si può comprendere e valutare pienamente il valore degli effetti prospettici della facciata, ponendosi agli angoli della terrazza sagrato con una visione dal basso verso l'alto. La facciata sorgeva maestosa fra le piccole case del borgo, che si estendeva nel 600 lungo il declivio del colle. Entrando all'interno della chiesa, colpisce subito al colpo d'occhio del visitatore la cupola con i fasci di luce. Ecco la piantina della chiesa e la posizione della cupola. La cupola ottagonale emisferica, posta all'incrocio della navata centrale e del transetto, innalzata appena nel 1816-1817 da Giovanni Righetti, modificandone il progetto iniziale, presenta una terminazione a lanterna e una decorazione a rosette entro cassettoncini ottagonali. In fondo si vede l'altare maggiore dedicato all'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, eretto fra il 1672 e il 1715-1717, posto in mezzo all'arcone nel 1838. È arricchito da quattro statue di santi gesuiti e da due angeli in preghiera, probabile opera di scultura veneta fra il XVII e XVIII secolo secondo i modi dei Bonazza. L'attuale abside, a forma cicloide, che sostituisce la precedente rettangolare affrescata dal gesuita Antonio Verles nel 1753, presenta un grande affresco a tempera del 1840 con l'apoteosi dell'Immacolata del Muranese Sebastiano Santi. La vasca del fonte battesimale è impostata su un basamento poligonale a rocchio scanalato della seconda metà del XVIII secolo. La volta a crociera presenta dipinti di produzione accademica veneziana del XIX secolo, con personaggi del Nuovo Testamento, Gesù e San Giovannino, San Giovanni Battista, Battesimo di Gesù, Cristo in preghiera. Sulla cima compare una statuetta del Battista.
L'altare dell'Angelo Custode, o dell'Arcangelo Raffaele, venne donato alla Chiesa dalla nobile famiglia triestina De Calò. Esso riprende modelli 6-700 diffusi in area Veneto provinciale. La nicchia che si apre dopo l'altare dell'Angelo Custode è dedicata alla Madonna di Lourdes ed è stata realizzata nel 1926. L'altare di Sant'Ignazio di Loyola fu fatto erigere, secondo la tradizione storiografica ottocentesca, dalla nobile famiglia triestina Conti nell'anno 1689. In fondo alla navata di sinistra si giunge alla Cappella del Crocefisso e Altare della Buona Morte. Dono del vescovo Giovanni Francesco Muller risale al 1713 circa. L'altare presenta decorazioni in marmo. Ora si percorre la navata di destra. L'altare dedicato alla Madonna delle Grazie, consacrato dal vescovo Bartolomeo Legat, venne donato alla chiesa di Santa Maria Maggiore nel 1853 dal barone Pasquale Revoltella in memoria della madre Domenica. Nella seconda campata della navata destra sorge l'altare dedicato ai Santi Martiri Triestini, donato dalla famiglia nobile triestina degli Argento, costruito fra il 1697 e il 1719. Proseguendo avanti si trova l'altare di San Francesco Saverio, fatto erigere nel 1665-1670 dalla contessa Beatrice Dornberg alla morte del marito Niccolò Petazzi. Più avanti ancora, in fondo alla navata, si trova l'altare della Madonna della Salute, donato nel 1693 dal vescovo Giovanni Francesco Müller. In alto è collocato il quadro della Vergine, dono nel 1841 di Domenico Rossetti, e attribuito a Giovanni Battista Salvi, detto il Sasso Ferrato, o alla sua scuola. Questa chiesa contiene moltissime altre opere artistiche di inestimabile valore, statue, pale, dipinti e sculture marmoree. Sono da visitare anche i sotterranei dei Gesuiti. Questi ambienti si trovano sotto la chiesa che si eleva in pieno centro storico accanto al celebre collegio gesuitico, divenuto successivamente carcere criminale austriaco e carcere femminile italiano, e i sotterranei ad essi legati, che hanno attirato da sempre l'attenzione di studiosi d'arte e appassionati del mistero. Questi affascinanti ambienti sono visitabili in tutta sicurezza grazie all'interessamento della parrocchia di Santa Maria Maggiore che, assieme ai volontari della sezione di speleologia urbana della SAS, li ha aperti al pubblico. Il 21 novembre 2011, in occasione della festa della Madonna della Salute, l'arcivescovo Giampaolo Crepaldi ha proclamato Santa Maria Maggiore santuario diocesano.